Marta, è appena finita una partita con la nazionale italiana, un'amichevole contro il Bahrain. Adesso la tua testa va subito in Islanda? Beh, sì, assolutamente. Adesso tra 2 settimane parto per questa nuova avventura. Sono molto molto contenta. È arrivato tutto molto in fretta, però sono veramente soddisfatta della scelta che ho fatto e dell'avventura che andrò a fare in Islanda. L'esperienza europea era qualcosa che stavi andando a cercare da molto tempo o è un desiderio che hai sviluppato negli ultimi periodi? Ma io è un po' che covo questo desiderio, comunque un'esperienza internazionale è da un po' che la volevo fare, ammetto soprattutto per confrontarmi con un calcio comunque diverso, non per forza migliore ma sicuramente diverso, e la scelta di andare in un paese del nord è legata a una questione linguistica perché voglio sfruttare questa esperienza di vita anche per migliorare e perfezionare molto bene l'inglese. L'anno prossimo avrai la possibilità di giocare anche in Champions League perché ricordiamo che lo Stjarnan ha vinto il campionato islandese l'anno scorso, è un'opportunità importante anche questa. Assolutamente, comunque la Champions League io l'ho giocata solo una volta con il Verona ed è un palcoscenico straordinario, ti confronti con le squadre migliori d'Europa e anche se magari non si va molto avanti, comunque ti permette di crescere molto, soprattutto in funzione della nazionale. Quindi sono molto contenta di approdare insomma nuovamente in Champions League e diciamo che penso di avere un primato perché sono retrocessa e gioco la Champions League. Pensi che questa sia una scelta che anche altre giocatrici italiane dovrebbero prendere, cioè confrontarsi comunque con campionati esteri, nord europei? Ma guarda, io penso che se si ha la volontà e l'opportunità è un'esperienza importante da fare, ma io penso soprattutto per un'esperienza di vita, al di là di una questione calcistica. Sinceramente, da italiana preferirei, piuttosto che vedere tante ragazze italiane migrare all'estero, preferirei tante straniere arrivare nel nostro campionato in modo da innalzare il livello, perché sennò si rischia di perdere le migliori giocatrici d'Italia e impoverire ulteriormente il nostro campionato. E vuoi salutare la tua nuova squadra, i tuoi nuovi tifosi? Ah, sì, innanzitutto devo ringraziare colui che mi ha permesso insomma, di arrivare in Islanda, che è Nicola Jakeli, a cui va veramente il mio grazie più grande per la pazienza che ha avuto e l'assiduità con cui ha seguito questa pratica che ha presentato alcuni problemi, poteva presentare alcuni problemi. E, insomma, saluto la mia nuova squadra e ci vediamo molto presto.